Oh, buonasera, miei piccoli geni, e benvenuti in un altro unboxing. In questo unboxing unboxeremo Wanted Tex Willer, è il nuovo box uscito per i 70 anni di Tex, solo che qui non ci sarà il classico Tex, ma una nuova versione, quindi una nuova testata. Tex Willer, quindi sarà il giovane Tex praticamente. Va bene. Comunque, cosa ci sarà all'interno? Intanto lo giriamo un attimino e qui si può vedere che ci sarà la variant del primo numero di questa edizione, l'edizione regolare, la variant disegnata da Claudio Villa, l'edizione anastatica della prima raccoltina di Tex, variant cover a sorpresa. E poi avviso di taglia, che sarà comunque sì, una sorta di taglia su carta particolare. Qua si presenta così. Adesso lo mettiamo un attimo da parte. Cerchiamo di aprirlo. Allora, questa sarebbe la raccoltina, che sembra più un mattoncino. Il fuorilegge. Eccolo qui. Poi questa è la taglia. Allora, vediamo un po' come si presenta. Sì, proprio la classica carta. Un po' velina, in realtà questa è carta velina, però è carina, dai. Poi Tex Willer, vivo o morto, questa sarà la copia che uscirà a breve in edicola. Ci sarà un secondo numero, quindi sarà mensile e non credo che conterrà solo poche pochi numeri. Poi questa è un'altra, anzi quella era la copertina originale, questa è la variant. Poi qui c'è la copertina a sorpresa che si deve grattare, ma che non gratterò per motivi di collezionismo, ma a quanto pare sembra che su ogni copia ci sia una copertina diversa, ma non vorrei dire. E poi c'è la variant, questa in assoluto. Vedete, la carta è un pochino più pregiata. Ecco. E all'interno di questo box troviamo la solita paglia che c'era anche all'interno di Tex, no, di Tex Dinamite c'era? Sì, Tex Dinamite secondo me ce l'aveva la paglia, ma ce l'aveva soprattutto un box, anzi due box di Landog. Questo invece è il numero 0, che però non è all'interno di questo box, ma lo potete trovare all'interno di alcuni albi Bonelli, tra cui questo era dentro in Zagor, ma lo trovate anche in questo. In questo albo di Tex classico. Quindi, se volete il numero 0 e non ve lo volete perdere, lo trovate ancora in edicola. Quindi un albettino di, secondo me, una ventina, sì, una ventina di pagine. Va bene, direi che per questo video unboxing di Tex è tutto. Vabbè, questa è a tiratura limitata. Anche questa. E anche quest'altra. Però questa la trovate anche acquistabile singolarmente senza comprare il box. Ovviamente poi sta a voi decidere cosa comprare e cosa no. Va bene. Niente, anche per questo video è proprio tutto, 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 tutto. E ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!